Non sai quanto sono contento di essere qui con te. Ti piace quello che ho cucinato? A dire la verità è discreto, ma non ho molto appetito. Linda, ti prego, parlami. Come può esserci una relazione tra di noi se non c'è neanche comunicazione? Una relazione, Enrique? L'unica volta che mi sono concessa nella mia vita è stata ad una persona della quale mi fidavo, per la quale avrei dato la mia vita, per la quale ho sofferto. E quella persona ha gettato tutto all'aria. Forse l'amore è veramente solo una scusa per controllare gli altri e sentirsi bene nel farlo. Ma io non sono così, Linda. Non so se questa è la verità. Scoprilo. Resta a Buenos Aires con me. Il mio aereo per Londra parte domani, Enrique. Non fare lo sciocco. Sono lucidissimo, Linda. Possiamo ricominciare insieme una nuova vita. E come pensi di fare? Hai una ricca dimora in periferia? La mia è una modesta e umile abitazione, ma possiamo renderla unica e speciale insieme. Sì, beh, comunque potresti trovare un lavoro più vantaggioso e con uno stipendio migliore. Queste sono solo cose materiali, Linda. Tu vali molto di più di una casa costosa e di uno stipendio a 4 zeri. Ma sono comunque cose belle da considerare, mio caro Enrique. Credo che andrò a preparare la mia valigia, così poi possiamo trasferirci insieme a casa tua. Ci vediamo dopo. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Per la prima volta nella mia vita, dopo tanto tempo, sentivo di aver trovato la strada più giusta. Non ci posso credere. Ti prego. Te amo, Enrique. Non dovresti uscire con quella sguattera dell'Inda. Lei è una sciupamaschi. Carmen, andiamo. Quella sporca traditrice. Come ha usato? E tu, verme. Che cosa hai fatto? Tu sei una maledetta traditrice, Carmen! Hai sparato a Enrique e ora lui è morto. Esatto, e ora tu farai la sua stessa fine. Nessuno prende in giro Linda. Dove credevi di andare, tesoro? Da quanto tempo ti stavi vedendo con Enrique alle mie spalle? Linda, te stai volviendo loca. Tra me e Enrique non c'è assolutamente niente. Ti ho sentita mentre parlavi con lui. Ti stavi letteralmente appiccicando il suo inguine. Smettila di dire questa fesseria, Linda. Io sono lesbica. Non credo assolutamente a nulla di quello che stai dicendo. Sei solo una delatrice e come tale ti meriti il mio prossimo proiettile. Aiuta! No, Linda! Andiamo! Vai al diavolo, Linda! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.